Un territorio è la simbiosi di quello che la natura offre, valorizzata da quello che l'uomo sa fare. Vale soprattutto per i territori del vino, che non sarebbero tali se suoli, clima e fattori naturali non esistessero per bontà divina e se questi presupposti non fossero valorizzati dai produttori attraverso ricerca, intuizioni, sogni, investimenti, tentativi, fallimenti e successi, che vengono poi amplificati dai grandi premi nazionali e internazionali, capaci, che piaccia o meno, di aprire i mercati e di far crescere fama e valore dei vini, delle cantine che li producono e di riflesso dei territori da cui nascono. E Montalcino, terra del Brunello, in questo senso è un caso emblematico. Tanti infatti sono i grandi riconoscimenti arrivati tra le dolci colline che guardano la Val d'Orcia, patrimonio UNESCO, tra puntate di filari di Sangiovese, grazie a vini fatti da cantine diverse, piccole gemme del vino spesso, ma anche realtà più grandi, che con la loro forza hanno aperto i grandi mercati un po' per tutti. Decine gli esempi che si potrebbero citare, ma noi ne abbiamo scelti alcuni che sono stati pietre miliari per il territorio. Come non ricordare i tempi dove la fattoria dei Barbi della famiglia Colombini-Cinelli si assaggiavano le storiche riserve insieme ai più grandi scrittori, registi, giornalisti d'Italia e del mondo, solo per citarne alcune, dal premio Nobel e Pulitzer Solbello a Federico Fellini e Giulietta Masina, da Mario Ruzzi a Cesare Brandi, da Mario Rigoni Sterne a Giorgio Bocca, da Sergio Zavoli ad Enzo Biagi, da Gianni Brera a Susanna Tamaro, da Piero Angela a Bruno Vespa. Quando ancora Montalcino non era sotto i riflettori come oggi. Ma torniamo ai giorni nostri. Impossibile non citare il Brunello di Montalcino 2018 di Argiano, tenuta gioiello, storicamente appartenuta alla famiglia Caetani Lovatelli ed oggi dell'imprenditore brasiliano André Esteves, che sotto la guida di Bernardino Sani in questo 2023 è stato nominato vino campione del mondo dalla Top 100 di Wine Spectator, la classifica più influente del vino mondiale, capace di far crescere in un baleno il valore di quell'etichetta. Come sa bene anche Giacomo Neri, che quel primato lo ha raggiunto per primo a Montalcino nel 2006 con il Brunello di Montalcino 2001, tenuta nuova di Casanova di Neri. Ma rimanendo in questo 2023, come non citare il Brunello di Montalcino Poggio di Sotto 2018 al numero 1 della Top 100 Cellar Selection di One Enthusiast, altro riferimento della comunicazione del vino in USA e nel mondo, che per il Brunello di Montalcino peraltro è il mercato numero 1, e classifica dedicata a quei vini che escono sul mercato ora, da tenere in cantina ma da far evolvere per esprimere al meglio il loro potenziale. E come non citare Biondi Santi, cantina in cui è nato il Brunello di Montalcino alla fine dell'Ottocento. Tra i tanti premi spicca quello leggendario per il Brunello di Montalcino Riserva 1955, reso immortale ancora da Wine Spectator, che lo ha inserito, unico italiano, nella lista dei 12 migliori vini del XX secolo, già nel 2000, quando il degustatore dei vini italiani per la rivista americana era James Sacklin. O ancora Banfi, cantina che ha aperto il mercato americano al Brunello e al suo territorio grazie alla visione di un manager troppo spesso dimenticato come Ezio Rivella, e soprattutto al sogno e agli investimenti della famiglia italo-americana Mariani, oggi rappresentata da Cristina Mariani May, che guida l'azienda e che tra i mille riconoscimenti
nel 2019 ha avuto anche quello di Wine Family of the Year della prestigiosa rivista tedesca Meininger. Ed ancora vogliamo citare la storica accoppiata da 100 centesimi di The Wine Advocate, arrivata nel 2015, quando ancora a curare gli assaggi per la celebre rivista era il suo fondatore Robert Parker, insieme a Monica Lerner, che premiarono con il punteggio perfetto non solo il già celebre Brunello di Montalcino Tenuta Nuova 2010 di Casanova di Neri, ma anche il Brunello di Montalcino Madonna delle Grazie 2010 del Marroneto di Alessandro Mori, il cui vino ha poi mantenuto una costanza qualitativa di altissimo livello, facendone uno dei riferimenti assoluti del territorio. Ed ancora le riserve di Biondisanti e di Case Basse Soldera, che sono tra i vini più desiderati nelle aste dei collezionisti del mondo e presenti negli indici di mercato dei pochissimi fine wine del mondo. Un territorio che, grazie ai primati ottenuti da questi produttori e da altri riconoscimenti comunque importanti, ha beneficiato di una fama che ha fatto crescere il mercato ed il valore un po' per tutti, senza troppo sforzo, almeno per tanti. Insomma, cosa sarebbe oggi Montalcino senza queste cantine ed almeno un'altra ventina di aziende che non possiamo qui citare tutte, ma che hanno investito in qualità e sul territorio per far raggiungere al Brunello i vertici nel mondo? Personalmente, ai primati di questo territorio, che racconto da ben prima della nascita di Wine News, aggiungerei anche quella borghesia illuminata che nell'Ottocento dialogava con i grandi naturalisti francesi, nel mentre che nasceva il Brunello. E la scelta più geniale forse di Montalcino, la delimitazione per legge nel 1932 della zona di produzione del Brunello al solo comune, da non dimenticare anche la visione di una politica che negli anni 80-90 del Novecento ha forgiato il territorio insieme alle aziende ed ispirandole, cosa che non avviene certo spesso. Ed allora, alla luce di tutto questo, una domanda sorge spontanea: ma sono i produttori a fare grandi i territori o è il territorio che in qualche modo consente loro di elevarsi ai massimi livelli con le loro azioni e i loro vini? La parola a chi negli anni ha raggiunto i vertici, da Banfi con il presidente Rodolfo Maralli, a Giacomo Neri alla guida di Casanova di Neri, da Bernardino Sani, CEO di Argiano, a Giampiero Bertolini, amministratore delegato di Tenuta Greppo Biondisanti, da Alessandro Mori, proprietario del Marroneto, a Poggio di Sotto con il suo presidente Claudio Tipa. Il Brunello di Montalcino è senza dubbio un prodotto complesso, un prodotto che è la perfetta sintesi, simbiosi tra un territorio unico, tra un Sangiovese che è un vitigno ancora con un potenziale da raccontare, il vitigno principe dell'enologia italiana e principale di quella toscana, ma che a Montalcino raggiunge un'eccellenza. Ed è anche un equilibrio tra produttori, tra eccellenze. Io ricordo quando questa azienda fu fondata, Gian Mariani fece un discorso bellissimo, ante litteram di quello che poi sarà il rispetto alla sostenibilità, e lui disse davanti alla popolazione di Montalcino: il mio sogno è lasciare alle future generazioni un territorio più ricco, più generoso, più prospero, più solidale, migliore di quello che ho trovato. Per fare questo bisogna appunto mettere a sistema il territorio prima ancora del vino e lavorare insieme, lavorare con un concetto molto caro agli americani, della restituzione. Noi abbiamo avuto tanto da un territorio unico, senza questo territorio, senza questo Sangiovese, senza questo potenziale che andava scoperto, noi oggi non saremmo qui, io non sarei qui a raccontare questa storia.
Poi però ogni azienda ha portato dentro un contributo, anche nato dalla competizione, senza nemmeno un coordinamento costruito a monte, ha lavorato nella stessa direzione. Questo è fondamentale. Poi ogni azienda ha arricchito ulteriormente questo territorio, l'ha arricchito di accoglienza, l'ha arricchito di ospitalità. Oggi Montalcino è una perla anche dell'ospitality a livello internazionale. Quindi è fondamentale tra tutti i produttori avere un senso comune, che molto spesso è una dote molto italiana, che senza una grande pianificazione poi si riesce a remare tutti nella stessa direzione, pur nella specificità, nella peculiarità di ogni prodotto. Come ha detto qualcuno più bravo di me, di vino ce n'è abbastanza, quello che manca sono i mercati, quindi l'attività forte che questo territorio dovrà fare è quella di promozione. Di promozione non soltanto di questo grande territorio con un incami che oggi è da record, è al limite anche della gestione, ma sviluppando quello che sono i mercati internazionali. Il brand Brunello è uno dei gioielli del Made in Italy nel mondo, è costruito grazie al contributo di tutti, l'azienda che mi onoro di rappresentare è l'azienda che unì a un grande territorio e a un grandissimo uva che è il Sangiovese, anche un grande mercato che poi è fondamentale, è l'azienda che ha fatto conoscere il mondo del mondo, ha fatto ricerca, ha fatto innovazione, ha contribuito a rendere questo prodotto e questo progetto territoriale unico. Quindi tutto ciò che avviene e i riconoscimenti che stanno arrivando ad altre aziende non fa che portare lustro ad un successo che deve essere consolidato, deve essere rafforzato. La leadership è qualcosa che si ottiene faticosamente, ancora più faticosamente si mantiene. Quindi tutto ciò avrà una ricaduta straordinaria e grazie al contributo di tutti i produttori di Montalcino, di tutte queste eccellenze, Montalcino avrà una lunga vita di successo in un contesto sempre più complesso, dinamico, competitivo. Ho avuto il privilegio di portare la prima bottiglia di Brunello di Montalcino in Mongolia e in altri paesi sconosciuti. Ecco, il progetto è questo, ancora muoversi in questa direzione, credere nel potenziale ancora inespresso di questo prodotto che rappresenta poi le eccellenze, la cultura, il saper fare, il Made in Italy che è a Montalcino, in Toscana, in questi territori noi ci raggiunge delle punte di vera eccellenza. Siamo baciati veramente da Dio e dalla natura a seconda di uno, come uno la pensa. A Montalcino nascono grandi vini grazie a questo territorio che ha un terreno, un microclima, i venti, un insieme. Poi il vino, io da secoli si dice, è frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Senza l'esperienza, la conoscenza, il lavoro dell'uomo, la passione, non ci sarebbe vino. Ma Montalcino è quello che è oggi grazie al lavoro fatto dai produttori, ma senza questo che vedete qui davanti. Guardate che panorama, che equilibrio, che magia. Non sarebbe quello che è. Io la penso così. Per me, la mia filosofia per Casa Madrineri è la qualità. Qualità, personalità. Se non vedessi tutte le mattine, che io abito nel territorio, abito qua, non vedessi questo che vedete adesso voi, non faremo dei vini come li facciamo oggi, perché siamo veramente un luogo magico, ricco di terroir, ma ricco di storia, ricco di cultura, ricco di paesaggio. Questa è l'unicità di Montalcino, è un insieme. Quindi i produttori che lavorano, si impegnano, che coltivano con passione, professionalità, esperienza, alcuni anche con tanto sacrificio, ma insieme a questo che vedete. E vi potete rendere conto, vedendo questo panorama, dell'unicità di Montalcino. E il successo del Brunello di Montalcino, ripeto, è grazie alla qualità, perché è fondamentale che la sera a Roma, a New York, a Hong Kong, quando viene aperta una bottiglia di Brunello, il nostro concorrente non è il mio vicino, è il vino della Borgogna, di Bordeaux, di Napa, dell'Australia, della Nuova Zelanda. Per cui la qualità è fondamentale, insieme alla riconoscibilità. Io credo il successo di Montalcino sia un blend, per usare una parola, di fattori che portano ad avere questa realtà un successo unico. Allo stesso tempo dobbiamo meritarcelo questo successo, quindi dobbiamo lavorare sempre con impegno, con passione, con umiltà, rispettando questo territorio, coltivandolo, facendo sì che cresca sotto ogni punto di vista. Per la qualità dei vini, ma anche sotto un punto di vista sociale, un punto di vista ambientale, sostenibile, nell'insieme, perché davvero noi abbiamo delle potenzialità che sono enormi. E secondo me Montalcino, il Brunello di Montalcino, noi produttori, abbiamo ancora tanto da fare, pur avendo successi
riconosciuti in tutto il mondo, encomiabili. Faccio le congratulazioni ad Argiano per il grande risultato che ha avuto, numero Wine of the Year, number one nella top 100 di Wine Spectator, al direttore Bernardino Sani, alla proprietà. Io ho avuto l'onore di esserlo 17 anni fa e davvero anche questo, e non solo questo, spiega l'unicità di Montalcino. Un Brunello di Montalcino è per due volte in 20 anni raggiunge delle punte di notorietà che nessun'altra zona viticola nel mondo ha. A Montalcino, ma non solo a Montalcino, in tutti i grandi territori vinicoli del mondo, la Borgogna insegna, il territorio specifico è alla base del successo. Si parla di suoli straordinari, si parla di storie straordinarie che però hanno alla base uomini straordinari, quindi Montalcino non ne fa eccezione ed è sicuramente stato l'ingegno di alcuni grandi uomini che ha permesso di fare questo lavoro straordinario e di raggiungere le vette dell'enologia mondiale. Tutto il territorio è assalito di richieste da parte di visitatori, soprattutto americani, che vogliono venire a vedere questo bellissimo villa, castello, giardini, la cantina storica dove ci troviamo adesso e conoscere il Brunello. Una regola generale credo che non esista. Tendenzialmente quello che si può dire è che il territorio in una fase iniziale di conoscenza ha bisogno dell'azienda, perché alla fine il consumatore è quello che consuma un'etichetta dove c'è il nome di un'azienda. Quindi sicuramente un territorio sconosciuto per crearsi il valore ha bisogno dell'apporto dell'azienda, della riconoscibilità dell'azienda. Poi valore cosa significa? Valore significa prima di tutto notorietà, quindi la notorietà viene data dalle etichette che vengono messe sui tavoli in tutto il mondo e quindi il ruolo dell'azienda è assolutamente primario in una prima fase di conoscenza di un territorio. Se si pensa a quello che è successo nel nostro territorio, qui a Montalcino, dove la famiglia Biondisanti ha creato un vino diverso da quello che si faceva nella fine del 1800 e poi l'ha portato coerentemente avanti e ha posizionato un territorio in un modo dove poi altri prestigiosissimi produttori hanno contribuito in modo definitivo a imporre un territorio. Ma questo in una prima fase erano pochi produttori che hanno fatto questo bellissimo lavoro. Certamente in una fase più matura chi entra in un nuovo territorio prende valore dal territorio stesso e quindi in quel caso è il territorio che è brand di per sé stesso. Oggi il Brunello di Montalcino è un territorio fantastico, se domani si apre una nuova azienda è in grado di prendere sicuramente un valore immediato che è stato comunque creato da un importante lavoro delle aziende, dai riconoscimenti che le aziende ottengono in giro per il mondo, dai 100 punti, dai migliori vini del mondo. Sono tutte cose ed eventi che contribuiscono a dare valore forte al territorio. Se si pensa a quello che è successo qua con diverse aziende straordinarie che hanno avuto punteggi elevatissimi, quello che ha fatto Biondisanti essendo tra i 12 vini più importanti del secolo scorso, questo è un messaggio forte non solo per Biondisanti ma per un intero territorio. E oggi però, ripeto, chi entra nel territorio del Brunello di Montalcino beneficia di questo. Quindi la regola dal mio punto di vista è semplicemente questa: un territorio nuovo ha bisogno di un importante produttore che si affermi attraverso la sua notorietà, attraverso la qualità dei suoi vini per portarsi dietro poi il valore sul territorio stesso. E oggi devo dire che noi siamo fortunati in questo contesto della Toscana, di Montalcino, perché veramente possiamo dire che il lavoro fatto in questi 100 anni a Montalcino, ma anche più recentemente negli ultimi 30-40 anni da tante bellissime aziende, si vede nel valore che non è solo un valore economico, è un valore umano, è un valore che dobbiamo assolutamente preservare per il futuro, perché è quello che porterà avanti queste denominazioni e le imporrà nel mondo, come sta già succedendo. Oggi l'Italia è un paese che ha una percezione molto alta che anni fa non aveva.
Montalcino è già di per sé un qualcosa di bello, di importante, di famoso, è l'unico posto riconosciuto dove il Sangiovese ha la sua massima espressione. Quindi lavorare su Montalcino da parte nostra è sicuramente importante, perché la ricerca di questa perfezione viene su Montalcino, quindi la denominazione che in qualche modo rende di gran lunga importanti le persone che ci lavorano. Innegabilmente dobbiamo anche riconoscere che ultimamente ci sono state alcune aziende che hanno lavorato in modo molto particolare, con una grande professionalità e una grande territorialità, esaltando quindi sia quella che è la denominazione e lavorando nel singolo, quindi a sua volta è ovviamente anche il singolo che, prendendo grandi punteggi, rendendo sempre più esclusiva questa denominazione, lavorando in modo più puro possibile il Sangiovese, quindi con l'esclusività del territorio e con i grandi punteggi presi, la fama mondiale di alcune aziende che hanno lavorato, ripeto, in questo modo molto esclusivo, ha reso la denominazione ancora più forte, ancora più importante. Quindi è una simbiosi, è un lavorare l'uno per l'altro che hanno creato e continueranno, speriamo, a creare ancora di più, fino a portare, oggi si parla del Montalcino, del Brunello di Montalcino come la Borgogna dell'Italia, cerchiamo di far sì che quindi questa, senza andare a scopiazzare niente a nessuno, però insomma, ecco, questa denominazione continui a crescere nella serietà del lavoro, della denominazione, proteggendo il lavoro dei produttori e i produttori nella loro serietà, esaltando quella che è la denominazione e l'immagine nel mondo di questa piccola collina che è nel centro dell'Italia. Non guardiamo quelle che sono le aziende trainanti e le aziende che vengono trainate, parliamo di un insieme che potrebbe essere la collaborazione, e per non tutti d'altronde hanno una storia da proteggere, c'è chi è venuto e ha investito ultimamente, c'è chi ha cercato comunque investendo di avere dei facili ritorni. Ci sono tante aziende con una grande serietà, senza grandi polemiche, magari sono anche felici di trainare, ma non è questo il discorso. Il discorso è che ci sono veramente alcune aziende che fanno grande questo territorio, questo è importante, e andrebbero protette come un tesoro per tutta la popolazione. Senza l'uno e senza l'altro non si arriva da nessuna parte. Un grande produttore che va in un territorio non vocato è destinato a morire, e quanti casi abbiamo di produttori che sono in aree vocate e che comunque hanno difficoltà a arrivare ai livelli alti nella produzione. Credo che bisogna avere la fortuna di avere tutti e due gli elementi dalla propria parte. Una certa attenzione da parte del produttore, sensibilità, attenzione, avere un buon rapporto con quelli che stanno sul territorio, capire quali sono le problematiche da un lato, in modo da essere sempre vigile e pronto a intervenire sull'annata, che intanto bisogna ricordare che nel nostro mestiere l'annata è determinante, e dall'altro certo avere una certa sensibilità per le voglia anche di fare un prodotto di altissimo livello. A Montalcino, in genere possiamo dire, l'aria è piuttosto fortunata. È chiaro che noi non ci possiamo lamentare di dove siamo fisicamente, perché riteniamo di avere una zona baciata da Dio che ci ha anche facilitato il lavoro. Cioè, io che ho un'azienda a Montecucco, per fare bene abbiamo lavorato molto di più, mentre a Montecucco per fare bene devi lavorare molto di più. Lì soprattutto a Montalcino non devi sbagliare, che è un'altra cosa. E pensare che Biondi Santi avrebbe potuto forse brevettare il Brunello quando lo ha inventato. Scherziamo, ovviamente, perché il segreto del successo dei territori del vino italiano è l'esatto contrario: lavorare insieme, dalle piccole alle grandi aziende, con una mentalità aperta al dialogo e al confronto, con un unico obiettivo: far crescere il valore dei vini e quindi del territorio, non solo economicamente, ma soprattutto riflettendone il prestigio qualitativo e l'identità storica e culturale che abbiamo ereditato, che deve essere sempre fonte di ispirazione,
di cui dobbiamo essere custodi intransigenti e che dobbiamo trasmettere dentro e fuori il territorio e soprattutto anche alle giovani generazioni, perché è solo grazie all'attenzione per la qualità e ai singoli dettagli che si può essere i numeri uno al mondo.